Benvenuti nella seconda parte del Banana Quiz finale 2023, applauso! Eccoci qua! È arrivato il momento della gara di coppia, la gara di coppia che vedrà i nostri quattro finalisti sfidarsi appunto suddivisi in due coppie. E per decretare quali saranno queste coppie abbiamo due ospiti d'eccezione che sono due nomi altisonanti, autorevoli, quasi, non lo so, delle icone di questo locale. Simone ed Eleonora! Che stanno entrando, eccoli qua. Buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Buonasera Eleonora. Buonasera. Buonasera. Allora, Simone, perché hai questa scatola blu in mano? Beh, immagino ci siano dentro i nomi per decretare le coppie. Dici? Immagino, non lo so. Potrebbe essere, sì. Eleonora, come ti senti rivestita di questo ruolo così importante? Sono emozionata. E voi non vi rendete conto, ma avete in mano il futuro di questi quattro ragazzi alle vostre spalle che potrebbero vincere un master dal valore di 1000 euro. Tipo, Eleonora apre, proprio gira, svita. Esatto, un momento epico. Sentiamo il suono del... Asmr, esattamente. Il nome è quello di? Vittorio. Vittorio, allora Vittorio vieni qua giù. La persona che estrarrai adesso sarà quella dell'altra coppia e non quella che andrà con lui, ok? Vai. Alessandro, prego, vieni giù. Adesso, Vittorio, andremo a scoprire chi verrà con te, ok? In coppia, chi dovrai sfidare. Chi non vorresti tra loro due, Nicolò? Allora, sfidare, non vorrei sfidare Irene Giordano in persona perché è troppo forte. Ok, quindi Irene non la vorresti assolutamente. Assolutamente no. E vorrei sfidare a sto punto Nicolò. Vittorio sfiderà nella gara di coppia in questa finale 2023 Nicolò. E quindi Irene, raggiungi il nostro sfidante e abbiamo formato le coppie. A questo punto io direi che possiamo far partire la gara e quindi me ne vado io. Va bene, a posto, allora comincio io. Grazie, ciao. Un applauso a Marco Cignoli, conduttore di questo meraviglioso Banana Quiz per il nono anno. Nono anno, non di FIA, però insomma, vabbè, avete capito. Va bene, allora, chi comincia dei due? Credo voi due all'inizio, perché tu sei stato primo. Sì, ringraziamo nel frattempo i nostri aiutanti per questa fase molto importante. Apriamo lo scrigno delle domande. Ognuno di voi estrarrà 5 domande. Chi ne azzecca di più sul 5 passa. In caso dopo 5 siete in parità, si va avanti ad oltranza, come i calci di rigore. Quali sono le tre dimensioni spaziali? 10 secondi, dai. Vabbè, profondità. Sì. Altezza. Sì. Lunghezza. Sono un bastardo. Perché sei un bastardo? Perché mi sa che ho sbagliato. Cosa hai sbagliato? Aspetta. Vabbè, bastardo è un po' esagerato adesso. Magari pirla, però nel senso. Uno sciocchino. Perché sei uno sciocchino? Non lo so, mi sa che ho sbagliato. Allora, in teoria è la larghezza. E credo che la larghezza sia. Quindi mi spiace, ma la prima risposta è sbagliata. Quindi sei a un errore. Prego, tu hai l'occasione per andare già in vantaggio. Vediamo. È fredda quando arriva una brutta notizia. Non è neanche un indovinello. È la? 5 secondi. Tempo scaduto. Quando ti arriva una brutta notizia, ti arriva una fredda. Ma è così difficile? Sì. Ma la doccia fredda, dai, è un modo di dire. No? Sì, lei dice di sì, almeno qualcuno capisce. Vabbè, un applauso per entrambi che hanno sbagliato la prima domanda. Ole! Dai, prossima domanda, andiamo avanti. Quale degli strati della calotta atmosferica terrestre è il più vicino alla Terra? 10 secondi. Allora, 3 secondi. C'è qualcuno che lo sa nel pubblico? Che mi aveva pazzesco. Non... Spara. Boh, atmosfera. Sì, atmosfera. No, purtroppo non è l'atmosfera. Troposfera! La risposta corretta era troposfera. Vabbè, ma piange, no. Dovevi piangere l'anno scorso quando io mi ricordo di te. Sì, certamente. Perché tu non sapevi chi era Calcutta. Tu adesso sai chi è? Ho ascoltato Calcutta per un anno, solo Calcutta. Veramente. Edoardo Dermes è un nuovo fan. Grazie a me, a Banana Quiz. Qual è il capoluogo della regione Liguria? Genova. La risposta è corretta, vantaggio 1-0. Vale. Su, devi restare un po' a ritmo. Terza domanda, vai. Chi ha inciso il brano Non ti dico no? Hit dell'estate di qualche anno fa. Questa sera non ti dico no. Na 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 na.
Vabbè. Na 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 na. Loredana Bertè. Sì. E? Loredana Bertè è un featuring. Featuring Loredana Bertè e Fabio Rovazzi. No, non... No, no, erano i Bundabash. Però era più difficile Loredana Bertè, posso dire. Un applauso a Loredana Bertè, che se lo merita sempre. Marco Cignoli conferma. Quindi non arrivi al pareggio per metà, è un peccato, un peccato. Puoi raddoppiare. Speriamo. Speriamo, dai, pesca, vai. Lo stato più piccolo del mondo. Stato del Vaticano. Raddoppio, 2-0. Attenzione. Quindi in teoria, se le mie conoscenze calcistiche, non peraltro, sono giuste, se lui sbaglia questa, è eliminato. Non ho capito la presenza di questo limone. Puoi portare, portalo un attimo qua, poverino. Dai, un applauso al limone. Un applauso al limone. Vediamo, vediamo. Com'è? È un limone. Evviva. Vabbè, dai, il limone. Chi ha condotto l'edizione 2023 del Festival di Sanremo? Condotto Amadeus. La risposta è corretta, dai, dai, dai. Il limone. Trademark, limone. La banalità del male è il titolo di un saggio di quale filosofa tedesca? Uè, io lo sto studiando in università, quindi è tosto, eh. Non lo so proprio. Non lo sai proprio? Una filosofa tedesca che ti piace tantissimo, spara. Non ne conosco. Dinne una. Ma non ne conosco. Il Pampa. Irene Giordano. Irene Giordano. No, 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 era Anna Arendt. Era abbastanza difficile, vabbè, vabbè, vabbè. Quindi questa è la tua occasione di pareggiare. Attenzione, il limone. Pesca, ti piace lo sport? Sì. Cosa segui? Pallavolo. Buono, altro? Pallavolo. Buonissimo. Quanti punti vale un tiro libero nel basket? Un tiro libero, 2. Ma porca miseria, allora non ti piace il basket, solo pallavolo te. Solo pallavolo. Vale un punto. Porca miseria, non hai pareggiato i conti. Puoi vincere ancora. Come viene definito il timore morboso degli spazi chiusi? 10 secondi. Claustrofobia. Claustrofobia. Tu accetteresti la sconfitta? No, però diciamo di sì. Perché la risposta corretta è claustrofobia. Complimenti, sei in finale della finale. Un applauso, applauso. Via, 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 via. Complimenti, una bella stretta di mano, un bel momento d'amicizia. Quindi, sei eliminato. Sì. L'Italia fu quel cacciutto. Esatto. La musica per te è veramente il tuo tallone da killer. Da killer, sì. Da killer, sì, infatti. Calcutta morto. No, no, che so, togliamo, no, Calcutta, no, porello, no, gli mandiamo un abbraccio. Un abbraccio a Calcutta. Prossima coppia, cambio, Ale, seconda coppia. Andiamo direttamente all'inizio? Siete d'accordo? Sì, dai, pesca, pesca, vai, non perdiamoci. Tu sei quello dei piedi. Sì. Grandissimo, un applauso ai piedi! Lasciamo adesso un po' a riconoscerti, poi... Poi cosa? Facciamo un discorso, sì, non vedo l'ora. Quanto fa 7x8? 56. Risposta corretta. C'è stato un momento di tensione. Risposta corretta, un applauso al numero 56, che viene dopo il 55, prima del 57. Tu fai lo scientifico? No, linguistico. Linguistico? Beh, che lingue fai? Tedesco, spagnolo, inglese. Porcaccia miseria, bravo, bravo. Sei contento di questa scelta? No. Molto bene, cosa vuoi fare dopo il liceo? McDonald's, mi sa. Molto bene, guarda. Ti consiglio la mia università, allora. Cosa? Se vince 1000, magari no. Se vince 1000, magari no? 1000 euro della scuola McDonald's per diventare... Possiamo puntare al KFC, mi sa. Possiamo puntare al KFC. Bella idea, bella idea. Allora... Di quale stato fanno parte le isole Hawaii? 10 secondi. Beh, USA. Beh, allora facile, risposta corretta. Una pari, applauso, applauso, scaldate le mani. Vai, seconda domanda. Quanti fusi orari ci sono in Russia? 11. Come fai a saperlo? Posso dirlo io? No. Scusa, adesso io sono interessato perché non è che sa, che ne so, la capitale d'Italia, no? Proprio. Mentre stavamo mangiando insieme e ripassando per la finale, appunto, è capitata questa domanda. Uno, che è quello là dietro, ha detto 9, l'altra 13. E quindi la risposta corretta è? 11, perché... La risposta corretta è 11, pazzesco, un applauso! Pazzesco, incredibile, che... Come si chiama l'unità di misura con la quale viene misurata l'intensità della corrente elettrica? 10 secondi, vieni un po' in qua che stai scappando da... Intensità? Mi viene sì. Ampere. Ti viene ampere e perché non dici che la risposta è ampere? Perché ce ne sono tante, ohm, volte, tutto, ma la prendo sempre lì. Per la prendi... La...
La prendi con filosofia, è quello che vuoi dire? No, ma sì, diciamo di sì. Tu che devi saperla, è? Coulomb. Ok, quindi qua si va Coulomb versus Ampere. La risposta corretta è Ampere, complimenti. Bravo, bello, bello, bravo. Due pari, una bellissima sfida. Andiamo avanti con la terza domanda. Chi canta la canzone Glicine? 10 secondi, Sanremo 2022. Che canzone so? Dai, Glicine. Indimenticabile. Vittorio Chiesa. Vittorio Chiesa. Vittorio Chiesa? Chi è Vittorio Chiesa? Sei tu. Vittorio Chiesa, come fa Glicine? Glicine. Bellissima canzone. Top, top, top 10 dell'anno scorso, assolutamente. È di? Noemi. Come fai a saperlo? Mia mamma si chiama Noemi. Un saluto a mia mamma. Che però non è quella Noemi. Cioè, purtroppo no, perché sennò con i soldi che fa Noemi saremmo da altre parti, ma... Non andresti al McDonald's? No. Vieni qua, non scappare, per cortesia. Ah, KFC. È KFC. Perché il film... Vabbè, no, era Noemi, la risposta era Noemi. In quale paese si svolge la storia di Amleto? 10 secondi. Amleto, Inghilterra? Tu come mai dici Inghilterra? Perché l'ha scritta Shakespeare, quindi lui è inglese... Quindi Italia, quindi Italia. Quindi Italia, perché Shakespeare è italiano. No, ma oltre a quello, no. Perché come comincia l'Amleto? Cioè del marcio in Danimarca. Era la Danimarca, risposta corretta. Ti dico, ho fatto anche una citazione colta. Io non me l'aspettavo. Un applauso alla citazione colta del fatto che ha sbagliato la domanda. Quindi siamo ancora in situazione di pareggio. Andiamo avanti. Quale stile di nuoto è il più lento? 10 secondi. Lento? Sì. Delfino? La Madonna. Delfino, tirano. No, no, era la rana, era la rana. Porca miseria, un saluto a tutti gli atleti che fanno rana. Andiamo avanti, puoi ancora andare in vantaggio, qua, attenzione, che non è ancora quella decisiva, perché sarà la prossima, quella decisiva. Dai. Dai. Pesca, non è che non mi aspettavo che dicessi una frase per risolvere i conflitti mondiali. Dove sono gli organi riproduttivi del serpente? 10 secondi. E verso la fine della coda. Verso la fine della coda. La coda alla fine, cioè siamo lì. Invece è l'opposto, è la testa. Porca miseria, ancora in situazione di pareggio. Questa è la quinta e ultima domanda, altrimenti si andrà avanti per oltranza. Vai, vedi che questi gesti di sfortuna, che queste preghiere maligne che stai facendo portano qualcosa. È il malocchio. È il malocchio, porca miseria. A quale dottrina filosofica appartiene il pensiero secondo cui la conoscenza deriva dalle esperienze sensoriali? 10 secondi. Dalla dottrina... La risposta definitiva è? Sensoriale. Sensoriale, no, purtroppo era l'empirismo. Questa era difficile, questa era difficile. Attenzione che questa è la domanda decisiva. Se la azzecchi sei in finale, se non la azzecchi si va ancora avanti. Come è definito l'inizio in uno dei più recenti brani di Laura Pausini? Quindi è una canzone che nel titolo ha la parola inizio. Com'è questo inizio? Mai sentito questa canzone? Felice ma traumatico in questo momento. Traumatico per me, ma diciamo felice. Felice inizio? Eravamo lì, era un buon inizio. Quasi, quasi, quasi. Qua c'è gente che su. Vabbè, andiamo avanti che sennò qua veramente. Come si chiamano gli antagonisti dei Guelfi? I Ghibellini. La risposta è corretta, fermi. È tutto in mano tua. Non fai un gesto di scongiura tu. No. Non sono credente da questo lato. No, tu cioè. Spera in qualcosa. Sì, è vero. Spera in una domanda. Geografia? Geografia, dai, pesca! È pazzesco. È geografia. Qual è il fiume più lungo d'Italia? Il Po. La risposta è corretta, non finiamo più a casa. Tra l'altro, il Po citato in una canzone dell'ultimo album di Calcutta. Quindi Calcutta torna! Di che nazionalità è il calciatore? Non so neanche di che squadra. No, forse sì. Ruben Loftus-Cheek. Ma che cazzo ne so? Opla! È del... Loftus-Cheek. Loftus-Cheek. Cheek come la guancia. Polacco. Polacco? No. Loftus-Cheek non è molto... No, era guyanese. Addio. Attenzione! E di nuovo? Di nuovo, dai, vai, pesca! Come si chiama la conduttrice della stagione 2023, quindi non sbagliarti, del programma musicale Battiti Live, imperdibile programma di, non so, come si chiama sta sciura? Battiti Live... Bel programma, Sapevo,
Lo sapevi? E quella prima non mi ricordo se fosse incontrata, ma no, forse sbaglio. E... la risposta definitiva è? È l'incontrata, mi viene solo in mente lei. Ma incontrata? No, mi sa che fa un altro programma, perché Elisabetta Gregoracci, che salutiamo sicuramente. Applauso a Elisabetta Gregoracci. Vai, evviva! Pesca, non ce la faccio più! Su quale canale va in onda il programma televisivo Belve? 10 secondi di Francesca Fagnani. Belve? Ma porca miseria, vabbè, perché io studio televisione, quindi devo star zitto. Rai 2. Hai sparato? Sì. La risposta è corretta, Rai 2! Dai! Dai! Che Francesca Fagnani, quella che chiede tu che belva ti sei, tu che belva ti senti, mentre io apro. Vittorio Chiesa. No! Vittorio Chiesa, va bene. Vittorio Chiesa, che belva ti senti? Irene Giordano. Madonna, senta. Questa se la sbagli, sei fuori. Cos'è il permafrost? È lo strato ghiacciato di terra della tundra. Basta, non ce la faccio più, risposta corretta. Un applauso, per favore, anche leggero. Vai, pesca, vai, pesca. Pesca, non ce la faccio più. Da dove provengono i giochi olimpici? Da Atene. No, da Olimpia, scusate, da Olimpia. Vabbè, l'importante è che tu dicessi Grecia. Dai, la risposta è corretta. Datemi qualcosa in endovena. Ma niente di particolare, sali minerali, neanche la loro. L'anoressia è una sindrome che riguarda il comportamento di che cosa? Ti rifiuti di mangiare, quindi lo rifiuto del cibo che ti provoca perdita di peso. Va bene, qualcuno ci fa un caffè? Risposta corretta. Potete anche non applaudire più, non c'è più, non c'è. Applauso finto, sentiamo l'applauso finto. D'ora in poi vengo qua ad ascoltare l'applauso finto, dai. A quale guerra ha partecipato la nostra carissima Giovanna d'Arco? La guerra dei cent'anni, in particolare la battaglia d'Orléan. Vabbè, risposta corretta, dai. Qual è il capoluogo dell'Umbria? Fermi! Oddio! Fermi! Aspetta! Fermi! 3! Perugia? No, la risposta è corretta, basta! Veniva dalla Basilicata! No. Basta! Basta! Chi sono i giudici di quest'anno di X Factor? Fermi! Io non ne ho la più pallida idea. Fedez. Ok. Quanti sono? 4? 4! Non lo so. Luciana Littizzetto. Sì, che ne sa tantissimo di musica. Non ne ho idea. Tanto il tempo è scaduto, vai. Luciana Littizzetto anche. Allora li dico: Fedez, Calcutta, sì. Vittorio Chiesa, sì. E Giovanni Paolo Froio. Chi è Giovanni Paolo Froio? Chi è lui? Ciao Giovanni Paolo Froio. Littizzetto, sì che Vales. Non guardo la tele. Ma mi continua a spuntare la pubblicità alle 6 di mattina. Giovanni Paolo Froio, un applauso. Come si chiama il programma di NTV che racconta la storia di ragazzi che non si sono mai incontrati, ma hanno una storia d'amore telematica? 10 secondi. Ma porca miseria. Porca miseria. Fatemi sedere un secondo. Oh, come si chiama? Vittorio Chiesa non è contemplato nel programma. No. Però Giovanni Paolo Froio sì. No, mi sa di no. E allora... 3 secondi. Diciamo Guess My Age per il semplice fatto che è l'unico programma di TV8 che conosco. Che intanto? 40 secondi. 40 secondi. Giovanni Paolo Froio, tu hai mai partecipato a Catfish? Vero o falso? Fermi. È vero o falso che la Sardegna confina con la Sicilia? Falso. Perché? Perché sono isole. Ok, la risposta è corretta, ma tanto, dai, su, forza. Saresti contento di sbagliarla a sto punto? No. Cioè, vuoi mandare avanti questa? Sì, è un patibolo, ma sì. Un patè d'animo, come dice. Arte. No. Salutiamo la mia prof d'arte. Quel paolo ho messo 6 mesi per farla. E mi hai dato 7. Ma porca miseria, questo veramente non vengono riconosciuti gli impegni. Ti do io un 8 per l'impegno. Grazie, ma... Non bastava neanche 8. Cioè, gli altri ha dato 9 per il semplice fatto che l'hanno consegnato prima, io... No, tempismo, guarda che fa, non allontanarti, non avere paura. La bellezza del PowerPoint, cioè, l'ha fatto bene. Era perfetto. Sì, ho dipinto sul momento, è per quello che ho consegnato tardi. Quindi questo è un tuo collega. Quale tuo collega, quindi un artista, ha dipinto il soffitto della Cappella Sistina? E mi viene Michelangelo. La risposta definitiva è quale dei due?
Michelangelo. E allora, pesca. Sei una persona religiosa? Sì, sì. Sì, ciao Gesù. Allora, che ci ascolta da casa. Ci ascolta da casa. Come si chiamava l'apostolo detto il pubblicano? Hai una possibilità su 12 di azzeccarla. Pubblicano? Sì. Pietro. 3 secondi rimasti. Tu dici Pietro. Costui veniva chiamato così perché era l'esattore delle tasse. Ed era... Fermi! Matteo. Perché lo sai? Perché io sono cristiano. Bravissimo, la risposta è corretta. Un applauso, Matteo. Quindi tu hai sbagliato. Cioè, lui ha detto... Puoi vincere! Quanti giorni ci sono in un anno? 365. Abbiamo finito, la risposta è corretta! Portatemi dei sali da inalare, non c'è... è stato difficilissimo. Cioè, è stata una battaglia, Marco, grande. Voglio piangere, tipo quando alla fine delle maratone proprio gli atleti collassano e crollano. Ma che meraviglia! E mentre volano limoni, noi abbiamo, cioè, anarchia pura. Piero Emanuele Filiberto, sia. Cosa sta succedendo? Va bene, abbiamo ufficialmente trovato la coppia dei finalisti, un applauso! Oh! Allora, come ti senti? È stato un parto. Ero teso per loro e basta. Eri teso per loro, va bene. Irene, mi dispiace un sacco, è andata. È andata. No! Quindi, attenzione, un dato che non interessa a nessuno, dopo 2 anni torna sicuramente un vincitore maschile. È vero, dopo 2 anni, perché erano 2 anni che non c'era un vincitore maschile. Siamo entrambi travestiti. Tra l'altro, prima parlavi con il feticista, con il nostro amico feticista. C'ha proprio il cartellino. Vieni un attimo qua, vieni. Vieni qua. No. Ciao. No, volevo dire qua, cioè dare un piccolo spoiler. E a breve, a giorni, magari quando andrà in onda questo video, in realtà sarà già stata annunciata questa grande notizia. Però a breve riceverai una notizia importante. Sono molto curioso anch'io, stavo parlando prima. In attesa di... Allora, noi a questo punto ci fermiamo un attimo. E poi ritorniamo con la terza e ultima parte della finale per scoprire definitivamente il vincitore del Banana Quiz 2023!